bere, no, che vendono adesso, no, con dentro lo sciroppo di glucosio e fruttosio, no, sono estremamente yin. Se voi bevete lo yogurt a bere al mattino, no, e andrete in ufficio, no, tutti belli molli, insomma, no? Se invece bevete un tè bancia, un tè di 3 anni, no? Non vi fa questo effetto. Se voi prendete un ginseng, no? Questo lì, no? Il tè verde sta qui, vedi, il tè è yin, il tè verde. Anche il tè bancia è un tè verde, ma è un tè verde invecchiato e ci sono 3 cose che yangizzano. Uno è il calore, la cottura yangizza, quindi se cucinate le zucchine non fatele bollite, no? Fatele al forno, fatele saltate in padella, no? Vivace, no? Che gli diano tono, no? Così non vi smollate mangiando la zucchina. Noi diamo sempre le zucchine bollite ai nostri malati. Quindi... Il calore, la pressione yangizza, no? La cottura in vento, la pressione è molto molto indicata, in particolare d'inverno. E il tempo yangizza. Più è lungo viene, più è lunga la cottura, più è lunga la pressione, più l'invecchiamento di certi prodotti, questo li causa yang, li trasforma in yang. Il tè di 3 anni, no, è yangizzato dal tempo. Adesso vediamoli un po' tutti assieme in un'unica classificazione. Estremo yang, sali, salumi, formaggi salati, la carne rossa, le uova. L'uovo è una delle cose più concentrate del mondo, da un uovo, no? Nasce poi, no? È tutto un animale. I bambini sono più yang dei grandi, perché sono molto più concentrati i bambini. Quando un bambino fa il capriccio è una cosa estremamente yang, arrabbiato, no? Esprime questa cosa qua, e dategli un succo di frutta, dategli una mela, no? Che si rilassa. Le signore che hanno il marito un po' malmostoso, che si arrabbia facilmente, no? No? Al mattino, no? Portate già a letto un succo d'arancio, che rilassa. Poi dategli anche qualcosa di yang che lo tenga su, no? Però insomma, no? Cioè, quello lo dico, il succo d'arancio non tanto per il bene del vostro marito, per il bene vostro, no? E vedete al centro, verso l'equilibrio, che è questa linea rossa verticale, ci sono i cereali integrali e i legumi. Tutti i popoli del mondo hanno basato la loro alimentazione quotidiana su cereali e legumi, perché sono gli alimenti più equilibrati. Se noi mangiamo alimenti molto yang, ci viene voglia proprio di mangiare delle cose molto yin, no? Tipicamente è l'uomo che mangia carne che beve vino, no? E anche la donna che mangia carne, che però poi vuole la torta Sant'Onorè alla fine, no? No? Quando andate in trattoria la domenica, si comincia con i salumi molto yang, poi ci sono tutti gli arrosti, tutte quelle cose lì, no? E alla fine ci deve essere la torta con la panna, con la crema, e dopo ci deve essere il limoncello, che è estremamente yin, per bilanciare tutta quella roba. Il problema è che questo bilanciamento nel nostro corpo non è che faccia degli effetti così, così positivi, non è così facile da gestire, no? L'equilibrio fra gli estremi. È per questo che a Cascina Rosa noi facciamo cereali integrali, legumi, e facciamo anche un po' di cereali raffinati, Io lo sposterei un po' più in là i cereali raffinati rispetto a questa diapositiva. E usiamo i semi oleaginosi, e usiamo anche le verdure, usiamo anche il pesce qualche volta, no? Ci estendiamo da qui, no?
qui anche la frutta la usiamo. Facciamo anche i dolci senza zucchero, come i biscottini che abbiamo qui, che sono già piuttosto yin, però. Bisogna sempre pensare di... Sì. Sono estremamente yin, sì, i liquori sono qua. Whisky, tutti superalcolici, sono yin. Sono yin, certo. E i superalcolici, gli amari, i liquori zuccherati, sono ancora più yin, no? L'olio sta qui. L'olio crudo è yin. Se usate l'olio per cucinare, no? Viene yanghizzato un po' dalla cottura. Noi abbiamo queste cotture, le cotture possono essere più o meno yin, non so se c'è la diapositiva sulle cotture, aspetta un attimo. Sì, per esempio, no? Il cibo crudo yin, il cibo cotto più yang. Se noi cuociamo ad alta temperatura, al forno, yanghizziamo molto. Se friggiamo, yanghizziamo molto. Naturalmente se cuociamo al forno una carne che è già yang, la rendiamo ancora più yang, no? Un pesce lo rendiamo ancora più yang, ma non sarà così estremo. La cottura a pressione è anche yang. La bollitura è piuttosto dalla parte dello yin. La scottatura, no? Quel che vi consiglio a volte di fare, no? Il verde scottato, di prendere l'insalata, di buttarla nell'acqua bollente, no? Tirarla fuori subito, no? Che la yanghizza appena appena un pochettino rispetto alla forza yin dell'insalata, no? E, però è comunque una cottura ancora yin, la cottura a vapore è anche molto yin, no? Non mettetemi la zucchina a vapore, mettetemi la carota a vapore, e poi noi facciamo gli insalatini con la verdura pressata, noi cerchiamo di yanghizzare senza calore, semplicemente comprimendola la verdura. Comprimendola e mettiamo un poco di sale per yanghizzarla. E anche di questo ne abbiamo già parlato più volte, no? Ne parlo più volte perché questa è la nostra competenza, il nostro lavoro, e questo enorme lavoro che abbiamo fatto di revisione di tutti gli studi scientifici su alimentazione e cancro, questo lavoro che ha coinvolto 100 ricercatori per 3 anni, no, per fare un sacco di statistiche, delle statistiche, no? E le conclusioni sono riassunte in questa diapositiva, nella quale io non erano messi in questo ordine nel documento originale. Ho cambiato solo l'ordine delle raccomandazioni finali che questo comitato di saggi, che ha letto tutto il nostro lavoro di rivalutazione degli studi, è giunto che queste cose si possono e si devono raccomandare per la prevenzione dei tumori. E dice, ci sono delle parole che dicono evitare e delle parole che dicono limitare. C'è una grande differenza tra evitare e limitare. Evitare le bevande zuccherate, cioè evitare lo yin estremo. Limitare le bevande alcoliche, che è molto yin, però un po' si possono bere per chi le desidera. No, non le raccomandiamo, però no. Ogni tanto un buon bicchiere di vino è una cosa. Limitare i cibi ad alta densità calorica. I cibi ad alta densità calorica sono quelli molto ricchi di zucchero e grassi. Sono le merendine dei bambini, sono i 4 salti in padella, sono i cibi pronti da mettere nel forno microonde, no? Che dice, beh, si possono anche mangiare, ma la raccomandazione è di limitarli. E dall'altra parte dice, e cosa c'è da evitare? Lo yang estremo, che sono le carni conservate. I cibi, limitare il sale, i cibi conservati sotto sale. Questo vuol dire anche implicitamente, lì non ci sono delle raccomandazioni sui latticini in questo CRF, perché gli studi sui latticini non sono chiari in rapporto al cancro, ma i cibi conservati sotto sale, no, i cibi molto salati sono per esempio i formaggi conservati, il parmigiano estremamente salato. Limitare le carni rosse. E su cosa dobbiamo basare la nostra alimentazione quotidiana? Prevalentemente su una grande varietà di cereali non industrialmente raffinati, di legumi, di verdure e frutta.